Benvenuti questo lunedì mattina al pub in primo piano, dove facciamo della nostra bandiera l'essenzialità. Già, l'essenzialità che vi è stata presentata da din 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 din, biscotti Yomo. Di merda. Esatto. Benvenuti al pub in primo piano. Buongiorno ragazzi e buongiorno a voi che ci state ascoltando da casa e benvenuti anche questo lunedì mattina al pub in primo piano. Esatto, lunedì mattina che parte senza parole, un po' silenzioso. Ma perché non abbiamo parole? Esatto, abbiamo soltanto amore. Versi. Amore fallico da riversare su di voi. E soprattutto perché lo stile non ha bisogno di parole. È vero. E è vero, capirete il perché di questa mia affermazione più avanti nella puntata. Infatti, esatto. Io non capisco questa affermazione perché non siamo ancora più avanti quando nella inizieremo puntata. A mandare mail di foto di Sio Nudo in giro per. Ah, ora capisco. I nostri ecco. contatti. Quindi sì, l'abbiamo esempio... già fatto. Quando l'abbiamo mandato al Vaticano ci hanno scomunicato. Esatto, però lui è diventato santo. Già. Ora Sio Nudo fare... santo subito. Adesso esatto. è patrono dei transessuali. Lap dancer. Ah già, già. È stato uno dei miei 15 minuti di popolarità più belli della mia vita. Come quando da bambino mangiavi lombrichi. Esatto sì. Guardate, guardate, mangio lombrichi. Poi mi hanno portato in ospedale e sono stato l'idolo dei medici e delle folle. E delle folle di medici. Esatto. E delle folle di malati di medici. Ah, malati di medici proprio medici. Come li faceva mia nonna. È un sacco che non lo dicevamo questa cosa. Infatti, no, è un sacco che non lo Infatti, è un nuovo programma. Dopo allora, X-Factor, Infatti, dentro ai fatti, ai fattoni, nel senso è un viaggio all'interno del corpo umano di ieri. Ma togliamo subito la parola a Nick e proseguiamo con questa puntata del pub in primo piano. Ma soprattutto questa puntata che è la numero 16 dopo la puntata numero 15 che era quella scorsa sui... Che viene prima della puntata numero 17 come ci insegna Wikipedia. Anche se ci insegna Beast. Anche se ci sono diverse scuole di pensiero riguardo a questa affermazione. Esatto, infatti Wikipedia dice questa voce è unpolitically correct ed è solo un abbozzo. Come vai su Nick è solo una bozza. Nick, sei proprio una bozza. Sì. Yeah. E comunque, la domanda che vi poniamo oggi ad inizio puntata è: che cos'è lo stile? E la pongo anche a voi, due stronzi là in fondo. Beh, ma pongo nel senso di nome di cane oppure pongo nel senso della plastilina? Non ci avevo pensato. Ma voi nel senso di parli con uno di noi in maniera incredibilmente altisonante e retorica oppure parli con la pluralità delle nostre persone che parlo con la pluralità delle vostre persone in maniera e vi chiedo e domandatevi che cos'è lo stile? Secondo me è un personaggio che ha frequentato Venezia. È una domanda retorica, non mi dovete rispondere adesso. Posso risponderti lo stesso? Lo stile invece è quello che non è d'accordo con te e che ti picchia. L a posto ma lo stile? Ostile. Lo stile. L'ostile. Già. Me l'ha suggerito Nick. E anche questo lunedì mattina posso dire ancora prima dell'ottavo minuto voglio suicidarmi. Siamo al terzo, stiamo raggiungendo il record. Assolutamente. Arriverà il momento che mi toglierò la vita ancora prima di iniziare la puntata. Ma Chico, avete notato qualcosa di diverso oggi? Sì, sì, ti sei tagliato gli occhi? Sì, esatto. Grazie per averlo notato. Hai spuntato un po' le ciglia? E soprattutto hai affilato quel naso? Perché sento il mio spazio personale come invaso da un'entità no, poco piacevole? Lo so, ti sei spanato l'anno stamattina. Già. Con un cacciavite. Quando scendo dal letto col piede sbagliato. Di nuovo spanato l'ano. Quando scendi dal letto con l'ano sbagliato. Sì, sì. Esatto, no, più che altro cioè, hai sempre il tuo spanatore d'ani che lo lasci vicino al letto. No, è bello il pube comunque perché ci sono sempre queste sicurezze, mettersi le cose nel culo esatto. e questa cosa qui. No, devo dire infatti che dobbiamo cambiare un attimo questo trend. E continuo a usare questa parola che a me piace tanto. Trend. Ma oggi più che mai questo termine è appropriato. Esatto, certo. Vedo che tu hai colto buon Lorro dall'altra parte. Come del. Ma ho colto nel senso che ho capito o ho colto nel senso che ho colto da terra? No, nel senso che hai cultura. Non si usa col verbo essere. Hai sì, sono colto. Sono colto. Lorro, hai bello oggi. Grazie. Hai papi domani. Comunque, proseguiamo in linea retta. No, l'altro... voglio dire, le sicurezze di che si parla sempre almeno un po' di cazzo, un po' di ani e una spolveratina sì. di amore. Esatto. Ah, l'amore. Zucchero filato e amore. Ano e amore. Come faceva quel vecchio film. Ano, amore e fantasia. Esatto. Come i tre, le tre cose che ogni buon ascoltatore desidera. Azione, avventura, tette. Non citiamo cose che no, fanno già di per sé. Di per sé un po' cagare. Perché insomma non va bene questa cosa. È no. che dovevo era un coso. Vabbè. Tu non devi niente. E come a avete parte passato che mi devi questa due euro. Settimana comunque? Stai parlando sono di nuovo, state grosse io... novità.
No, in questa tutti. Vaporiera che però voi mondo. Mi potete rispondere. Quei disgraziati da casa, no, chiaramente. Salutiamo i disgraziati da casa e facciamogli ciao con la manina. Ciao. Stronzi. E ricordiamo a tutti i nostri carissimi ascoltatori che nel caso volessero loro scriverci, basta inviare una mail a... Dai. In italiano, te ne prego. Vabbè, scrivete a ilpubinprimopiano@radiocafoscari.it e noi risponderemo solo se... Punto... Ok, e noi risponderemo ovviamente solo se nel campo oggetto dell'email ci saranno degli insulti riferiti a noi. E oggi più che mai, appunto, temi o domande inerenti alla domanda stile. Che cos'è lo stile lo o concetto stile. Di stile. Ma io non capisco ancora cosa significa, però lo confido che lo capirò nella esatto. puntata. Ma è Nick che sta lì vicino. Sì, sì, è un po' che non fa vacillare capire le tue certezze linguistiche, mi dispiace, mi dispiace. Dislessia che si propaga per sporogenesi. Ullala, una parola nuova alla settimana, sporogenesi. Potresti imparare parole più... utili, tipo cane, merda, pizza, cibo. No, perché deve finire sempre così? No, perché oggi è la puntata dell'anno. Ah no, è quella dello stile, scusate. No, quella dell'anno è la settimana ma prossima. Il pube è sempre anche un po' la puntata dell'anno. In realtà è la puntata solo del... ah, al no! pube in primo piano. No, niente, piano, volevo dirlo. Piano, wow. Ecco. Sai che perché? Se non lo dico piano, tre volte a puntata, esatto. mi spezzano le dopo gambe. Dopo il pi greco c'è cioè il piano. Già. Come si misura la circonferenza del culo? Piano, quarti per 3, 14. No, comunque dipende perché è profondo. Bene. E allora, perché stiamo qui ancora una volta anche questo lunedì? Perché siamo degli stronzi. Mi fai un favore? Manda una canzone. Sì, visto che tanto comunque oggi abbiamo musica da mettere al fuoco. Sì. Mi dai subito fuoco. Vi diamo la carica con insomma, o no? Quella gente secondo che cammina me è vero. Sulle braci? Esatto. Mettiamo Walking on Sunshine. Dove di Catherine and the Waves. Dove per sunshine intendiamo per darvi il buongiorno alla maniera del pube. I just can't wait till the day when you know.
che è un po' quello che pensiamo tutti. Oh yeah 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 yeah. Sì, anch'io cammino sui sassi. Bentornati! Sol Fume in primo piano! Che scarta e fa gol! E poi buca canestro! Bentornati al Fume in primo piano. Meta! Succede solo su Radio Cafoscari. Esatto. E con l'ausilio della Mega Morte! Mega Avete Morte sentito? DJ Hanno magliette. Aperto una boutique di Prada in mezzo al deserto. Davvero? Sì. Esatto. Sì. Nella, in West Texas. Hanno aperto questa boutique di Prada in mezzo al deserto, però in realtà è un'opera d'arte di questi due autori scandinavi e le porte sono a chiusura stagna, così se qualcuno anche volesse entrarci rimarrebbe costernato e i due autori hanno voluto sottolineare questa contraddizione. Esatto, però rimarrebbe costernato. E io mi chiedevo, ma allora tipo io quando mi trovo a defecare in mezzo a una strada tipo... Che è una cosa all'ordine del giorno, cioè... Vabbè. Sono quelle situazioni sono ricorrenti. Gioie e gioie, insomma. Sì, esatto. E il fatto è che quando uno lo pesta in mezzo alla strada non se lo aspetta, cioè c'era subentra la costernazione del pestatore. Sì, la semplice merda non è più merda, ma è assurge a fastidio. Esatto, e comunque c'è anche un concetto di responsabilità della vittima in quel momento. Wow. E soprattutto... Perché... Da oggetto passivo... La diventa poi agente. E grazie alla scarpa che ne fa da tramite, esatto. Si moltiplica e si estende e diventa qualcosa di più di semplice fece. Cioè, va oltre. Di semplice secrezione anale. Sì, è vero, è vero. No, cioè. Sul pub in primo piano anche la merda diventa stile. Esatto. Ma soprattutto lo stile diventa merda. Soprattutto lo stile diventa merda, grazie a noi, chiaramente. Ma è arrivato finalmente il momento di. Della rubrica bellezza. Esatto. Oh, ovviamente. La rubrica bellezza, la più attesa di questa sarà puntata. Una sigla. La rubrica bellezza. Come sei bello. Bellezza. Ah. Oh mio Dio. Questa sigla era bellissima. Questa la metterò come suoneria della mia vita. Commentare la bellezza non è per niente stiloso. Scusa. Dire stiloso non è per niente stiloso. No, esatto. Ma dire bellezza comunque, è incredibilmente spocchioso. In questa rubrica della bellezza parliamo del make-up di Rihanna. Allora, parliamone. Avete visto Rihanna ultimamente? Perché sugli occhi ha una matita color ottanio. Ma l'idea è perché ignoro che colore sia. È un colore simile al malvesio. E che fa trucco pizza per Celine Dion. Che comunque una matita color ottanio fa da contorno da base all'eyeshadow blue metal. Stesso blue metal, ricordiamo, è un tipo di musica. Steso sulla palpebra mobile e allungato verso l'esterno dell'orecchio. Cosa? Invece la base è illuminata da un fondotinta compatto, levigante e long lasting. E gli zigomi sono scolpiti da un fard rosato. E invece effetto wet per la bocca. Sensuale grazie a gloss beige. Non so se si dica beige o beige. Beige. Beige senza ombra di dubbio. Senza dubbio di ombra. Il tocco in più. I capelli rasati sulle tempie. E con un ciuffo pieno e asimmetrico, ravvivato da tocchi di luce molto chiari. Foto chicca press. Finale la chicca finale. E esatto. Si chiude anche oggi la rubrica bellezza. La rubrica della bellezza. Oddio, ma ci sono i costi di ogni singola cosa che si è messa addosso. La matita costa 13 euro. Siamo pazzi, con 13 euro ci mangio un mese. Oddio. Ricordiamo che però... perché tu mangi... Mangio merda. Mele. Okay, ricordiamo mele, che però come... di recente c'è anche stato Cannes e le premiere relative. E si sa che i carpè di... Insomma, i carpet, come piace dire a me, insomma... Sono sempre anche piene di celebrità che sfoggiano gioielli incredibilmente ricercati. E quindi forse la rubrica bellezza più avanti potrebbe occuparsi di questo. Beh, è vero, esatto. Proporremo ai nostri autori di arrivare a questa cosa. Per esempio, non ti bagni quando ti parlo di orecchini in oro giallo con 188 diamanti neri e 39 diamanti bianchi.
Ma scusa, i diamanti neri non sapevano nemmeno esistere. Non rompere le palle, non sai esatto, niente. Secondo me ci mettono la grafite. No, di altro, i diamanti neri sono quelli comunemente usati dai più ricchi per fare la griglia. Giusto, immagina, cioè, come carbonella. E chiaramente la grigliata è con carne di dodo. Esatto. Ah, oggi cosa abbiamo? Allora, abbiamo, vedo qua, due bambini, un dodo. Un panda. Ah, una bella insalata di bambino e dodo, dunque, oggi. E chiaramente rinoceronte albino che... come antipasto non può mai mancare. Ricordiamo, come piace dirlo a noi. C'è un'agenzia che continua a trasmettere informazioni sul mondo animale in maniera estremamente attendibile. Si chiama Grace Hansa. La ricordiamo tutti. E l'altra sera è esordito dicendo che c'è uno stato di allerta esagerato nel nostro globo, perché i rinoceronti rimasti nel wildlife sono 6. Quello che ha detto è che ce ne sono più 6. Pensavo fossero di più. Esatto, ha detto 6 che li conosciamo per nome. Scusa, sono Enrico, Francesco, Katrina, Lucia, Katrina Luca e Jamal. And the waves. Cioè, esatto. Cioè, 6. Scusa, ma nel wildlife cos'è? Una provincia? No. Provincia di Como. È provincia di Cuneo. Esatto. Wildlife. Di Cuneo. Wildlife in provincia di Cuneo. Ma ragazzi, conteniamoci e presentiamo. Allora, io sono Sio, ciao, non mangio pesce da una settimana. Esatto. Ciao Sio. Ciao. Ciao Sio. Chi volevi presentare, Nick? Esatto. Volevo presentare il nostro ospite. Sì, è vero. Sai che non devi dire quella parola con la O. Che parola? Volevo presentare ospite. Presentiamolo. Allora, oggi a farci compagnia qua al Puma in primo piano, e ora sta ridendo come un mente gatto. Abbiamo niente popò di meno che il garante del buon gusto. Allora, buongiorno a lei. Salve Giovanni Ano. Buongiorno a tutti. Bene, sì. Bene, è molto loquace il nostro garante. Assolutamente, è una padronanza dell'italiano rara e ricercata. Contestualizziamo l'ospite. Assolutamente. Come abbiamo detto, esatto, vai. E qui perché sono state porgiute delle lamentele da parte di alcuni ascoltatori, da parte di alcune persone che si sentono indignate dalla nostra mancanza di buon gusto in determinati argomenti, nel modo in cui ci poniamo, nel modo in cui saltiamo addosso alle fan, cioè un po' di cose di questo tipo. Fa ridere perché vorrei averne. Esatto. Ma così, cioè, di conseguenza il garante del buon gusto è venuto per assistere a una puntata e discutere con noi per vedere di risolvere questo problema. E darci eventualmente sociale. Anche delle dritte. Esatto. Come migliorarci dal punto di vista appunto dello stile, del savoir-faire. Esatto. Ogni volta mi bagno quando dico queste cose. E quindi niente, è qua con noi, niente, lasciamo che si presenti da solo, esatto. lascio a lui il microfono e a voi il compito di intrattenere con lui. Avete capito? Avete capito? Cosa? Penso io non morti. Capisco le cose. Ok. Neanch'io. Già. Prego. Prego, parli, ci dica. Sì, mi conoscete perché sono Davide, di conseguenza sono ben famoso. La prego, si avvicini un attimo un po' al microfono. Così può andare meglio. Sì, così può andare meglio. Perfetto. E sono venuto qui a controllarvi perché fondamentalmente credo che voi siete le persone con meno buon gusto, oltre con meno etica e meno morale, che Venezia abbia mai accolto. Non è vero. Grazie per questa prova. Esatto. No, prosegua, la prego. Prosegua. Sì, ad una prima analisi mi sono reso conto che tutti e tre indossate i pantaloni corti a pinocchietto e avete dei calzini alti in spugna, vergognatevi animali. Perché? Ma le spugne mi piacciono. Io ci tengo a dire che oggi non porto calzini alti per una volta, anche perché li ho finiti. Perché hai Mumboot. Mumboot e pantaloni corti solo sul pube in primo piano. Sì, poi quando arrivo in biblioteca mi piace toglierli e mettere i piedi sul tavolo. Per trovare mentre posto. Do fuoco ai peti, chiaramente. Mi sta venendo una fame. Niente, e quindi insomma, cosa lei come pensa di poter rispondere all'interrogativo che ho posto prima, ovvero che cos'è lo stile? Allora, secondo me vorrebbe dire... Allora, secondo lo me stile già non il fatto che stia ridendo voi. Come un cretino è la riprova che gli ospiti ce ne andiamo veramente a cercare col lanternino fatto di feci, ci tengo a precisarlo. Tirando dei cucchiai di merda e vedendo chi colpisce. Ha colpito quello! Tu con noi in radio! Benissimo.
Benissimo. E anche oggi drama e azione. Allora, purtroppo, visto che il garante del buon gusto qua sta agonizzando, io penso che la parola gliela rideremo tra poco. Esatto. Però pensi qualcosa da dire. Senza uscire troppo dal tema che appunto che stavamo introducendo. Lo stile. Sapevate che esiste l'ecosesso, che è molto trendy in questo momento? Allora, facciamo che ne pensate durante una canzone. Anche se ne pensate durante una canzone, non è una parola tedesca. Vi lasciamo tedesca. Questo spunto di riflessione. Vai. L'ecosesso. Sparami questa canzone, DJ Sio. Sparamela tutta non in vena. Non siamo dei burincelli da periferia. Sparami esatto. Queste sono le cherry lips. Mandaci che questa vuol dire song. Labbra di ciliegia. Non vuol dire labbra di ciliegia, vuol dire stile. Scena nera, al centro, vicino al fondo, una porta obliqua, un cielo dipinto su di essa. La porta si apre, ne escono due personaggi, un uomo e una donna, vestiti come strani clowns. Lui ha in mano un aggeggio per gonfiare palloncini e lo farà ininterrottamente per tutta la durata dello spettacolo. Lei ha sulle braccia una montagna di vestiti
che proverà ininterrottamente, anche lei, per tutto lo spettacolo. Trascina in scena una sedia, lui, mentre scoppia l'ennesimo palloncino. Non ho ancora capito come si fa. Cosa? I palloncini, scoppiano tutti. Posso provarci? No, non adesso, prima io, poi forse anche tu. Riprende, lei mostrando un vestito. Questo? No, non va bene. Perché? È troppo. Troppo? Non lo so, troppo serio? Serio, ma l'hai guardato bene? Lo conosco bene quel vestito, vecchio. Ma perché? C'è qualcosa di nuovo tra questi stracci? Guarda bene. E scoppia il palloncino. Lei si spaventa. Oh, però avvertimi quando sta per succedere. E io che ne so? Lo senti? Non sento niente, gonfio, gonfio e poi boom. Forse lo gonfi troppo. Dici? Eh sì, se scoppiano. E quanto dovrei gonfiarli? Ma diciamo più o meno così. Fa il gesto con le mani, la misura ipotetica di un palloncino. Così? Ma è ridicolo! A chi vuoi che piaccia un palloncino così? A me. A te? Sì, a me. Mi piacciono piccoli, un po' molli e poi non volano. Appunto, così non voleranno mai. Ma non devono volare. Non devono? No. Ah, va bene, allora smetto. Non hai capito cosa volevo dire. No. E questa era la commedia da recitare. C'è continua. Sì, ma non continuerò a recitare. E questo sta pezzo merda. È dedicato allo a due stile. Adorabili donzelle che ci seguono dalla Cina. Da ciao. Pechino, salutiamo Pechino in questo momento. Ciao Pechino. Ciao Pechino Sardini. Esatto, esatto. Ciao, ciao Sardini, ciao Sponga. Esatto, leggiamo. E ricordate, lo stile è anche con voi a Pechino e non vi abbandona mai. Eh no, infatti è perché è a fianco a voi la metà delle giornate, ricordiamo. Oh Gesù Cristo, è vero. Perché ricordiamo e salutiamo che... anche Stile. Esatto, ciao Stile, il buon Ferrà. No, e bene, leggiamo faccio l'email un attimo della la sigla. Sì, esatto. Lettere da leggere in dilettere. Cari ascoltatori, anche oggi benvenuti alla rubrica di lettere da leggere in dilettere. Ciao. Ci scrive Sponga. Benvenuti, dalla oggi Cina, è 25. Da Sponga Sponga, il cui oggetto è vanificato nel nulla. No, nel senso che l'oggetto non c'è. Dunque lo prendiamo come un insulto. Leggo il testo. Anche la Sardini vuole essere salutata. Siamo delle ascoltatrici oltreoceano. Qual è l'argomento? L'ano. L'ittizzetto disse che esiste lo sbilanciamento anale. Sbiancamento. Alla seconda riga, Nick. Alla seconda. Sempre meglio. Ci informiamo anche da qui. Oggi ho cagato a rubinetto. Ciao stronzi, mi mancate. Sponga. Cerchi i tuoi spazi Hotmail, va oltre i 5 GB. E finalmente sappiamo le abitudini defecatorie anche di coloro che vivono in Cina. Esatto. Grazie Sponga, ti amiamo a beast. Bene, leggiamo la prossima mail. Ah, ok. Mail numero 2. Benissimo. Ci arriva un'email da mporciatti@alice.it. Diamo questa email in modo che scrivetele. Grazie Alice. Esatto. Ciao, grazie Alice. E... il cui oggetto è... mi hanno dato l'email in diretta, vabbè. Infatti poi me ne sono reso conto dopo. Vabbè, chi se ne frega. Esatto, tempestatela di email minatorie. A quelle donne di facili costumi di sia Lorra e Nicca, madri di un bambino mai nato. Che già è toccante, lo senti proprio entrare dentro e... oddio, sono un po' emozionato. Ricordati di non dire mai lo senti entrare dentro. Perché è già abusato in questa trasmissione. Dopo, ma vai avanti, parliamo, continua, esatto. Continua. Cari fratelli di Pube, anche oggi siete puntuali e molesti come il traffico del lunedì mattina quando devi andare al lavoro. Vi scrivo dalla Toscana Saudita. Affetta? Sì, non è sbagliata. No, è giusto. Affetta è un aggettivo. Afflitta. Affetta, va bene. Affetta, ah, è giusto. Affetta da una rara forma di tonsillite criptica. Quindi enigmistica. Quindi immaginate se il mio ultimo pensiero di vita dovesse toccare proprio a voi. Brividi in diretta. Ragazzi, fate sentire i brividi. Grazie. Ma a tirarmi su c'è il pube in senso lato e qualche cicchino pippato di nascosto. E se vi state chiedendo come sia possibile con due linfonodi grossi come palle da rugby in scala 1-1, la risposta è una sola: il piacere degli antidolorifici. Questa me si intitolerà la vita di qualcuno che non ci interessa saperlo. Comunque ti vogliamo bene. Per Alice, rispondere al quesito della giornata, secondo me avere stile è essere il più originali possibile e riuscire comunque a passare inosservato. Oddio, ma ha risposto seriamente. Esatto. Che schifo. Vai. Poi non ho molto altro da dire, volevo soltanto risparmiare due minuti delle vostre demenzialità agli ascoltatori con la lettura di questa lettera. Ha! Ce l'ha fatta, stronza. In effetti sì, cioè. Ragazzi, vi amo tutti e tre incondizionatamente, ma sì un po' di più perché hai i capelli del colore delle tagliatelle. Proprio come le faceva mia nonna.
e Giovanni Rana. C'è un copyright su questa frase. Sì, esatto, anche Giovanni Rana, vabbè. Comunque, un bacio da dividere fra noi tre. La Chiara. La Chiara. Ma io giuro che non ho capito quale Chiara ci ha scritto. Anche perché tutte le Chiara che conosciamo sono toscane, ci tengo a dirlo. Sì, esatto. Fino... perché ah, ma... ah, ok. Bene. Ciao, Chiara. Grazie ciao, di averci scritto quella Alice. Chiara. E Chiara Levi di Montalcino. Vabbè. E tra l'altro, come vi stavo dicendo prima, sapete che il sesso può essere anche ecologico? Parlaci un po' dell'ecosesso. E so che nonostante noi ci diamo a una vita di castità quasi monacale, perché fondamentalmente da queste questo è il rumore parti... della monacalità. Esatto. Ultimamente è molto di moda fare l'amore aiutando l'ambiente. Vi chiederete cioè, come? Venire per l'amore terra? Su una dinamo così generi elettricità. Bravo, questa è... infatti iniziano a vendere queste enormi ruote. D'ora in poi si tromberà solo correndo. E in questo modo aiuterai anche... No, ok, questo no. Ah, ok. Però si parla, si va dagli afrodisiaci naturali. E Nick sa bene di cosa sto parlando. Esatto. Sterco. Asparagi nel culo. Esatto. Asparagi nel culo e sterco. Carciofi, esatto. Ragazzi, si può passare allo step e successivo. E sex toys totalmente privi di sostanze chimiche. Vabbè, ma anche, cioè, trombare non quindi è che... Quindi un tramoscello, penso, esatto. Pietre falliche. E poi ricordati, fare la doccia in due è un ottimo modo per risparmiare acqua. È igiene sexy che rispetta la terra. Ma secondo me sprechi un po' di acqua in più perché resti sotto la doccia di più. Non riesco a parlare. Questa è la mia personale opinione di Sgarbi. Anche se, sai, c'è arrivato anche un'altra buona risposta. Sì. Riguardo alla domanda che cos'è lo stile. E io penso che, l'abbiamo già messa sul blog della radio a inizio puntata, e penso che un buon modo di rispondere a questo interrogativo sia, almeno per noi del Cube, che lo stile è Rita Levi Montalcini che vi esce dalla patta. Giusto. Esatto. No, quello lo è sicuramente. Se volete senza controllare andate a guardare la homepage del sito di Radio Cafoscari, che è www.radiocafoscari.it. Anche perché probabilmente già lo conoscete, perché se ci state ascoltando lo state facendo da lì. Non è questo detto. Ha molto senso effettivamente. Comunque, il senso cos'è? È il senso della vita. E comunque, anzi, un'altra cosa che volevo dire, Lorro, congiunzioni, ammanetta da parte di Sio. Dimmi Sio. Chi mi ammanetta? I poliziotti? Io forse? Ma scusate, ma tutte le sere. Vedo un uomo abbastanza impietosito da quello che sono i nostri discorsi. Vorrei non ce la sapere... fa più. Si sta soffrendo perché sta, va bene, perché sta soffrendo il garante del buon gusto. Sentiamo, secondo lei cos'è lo stile se non è questo di cui parliamo? Abbiamo troppo poco stile per lei? Sì. È un uomo di poche parole, avere poche parole è poche stiloso. Ma buone, quando dico buone intendo casuali e per poche intendo offensive. Non rida facendo finta di stare a ridere. Stare e ridere, aspetta un attimo. Come pensa che, come qua e soprattutto dove? In che modo? Cosa? Lo sai che è out ridere in due già dal 1940 Esebede? Esebedebea. Prego. Come pensa che possiamo migliorare il nostro stile? Ci dia dei consigli. O dei conigli. Credo che per voi ormai la situazione sia... rovinosa, di conseguenza vi osserverò stando zitto per tutto il resto del tempo. Se mi viene qualcosa da dire parlerò. Ok, mettili qualcosa nel naso. Sappia prego, che non avrai 2 euro che le erano stati promessi a inizio puntata. Sì, 2 euro, si era parlato di 1 euro. Io non gli darò quel pezzo di moneta in più. Comunque, parlando di stile e di Mario Kart, quel discorso, il discorso che ci è venuto in mente prima sulla gente che sente giocare le persone a Mario Kart da fuori dalla casa. Il problema è che abbiamo passato il fine settimana a giocare a Mario Kart con la finestra aperta e sbraitando. E la gente e le frasi, già, le frasi che sentivano urlate erano cose del tipo mangia la mia banana o ti sono dietro o mi sei venuto addosso. Quindi state molto attenti quando giocate a Mario Kart se avete una finestra aperta nelle vicinanze. Bene, state attenti! Dopo questo messaggio del pub per sociale, io direi che possiamo anche... Esatto, e si mette una canzone che sceglie Nick. Mettila. Sì, certo. Quale? Mettila, che non c'è più Sunshine. Va bene, ragazzi. Non ho idea di cosa stia parlando. Vuoi dedicarla a qualcuno? Lorro? Esatto. O vuoi dedicarla a qualcuno? Ci Nick? Tengo particolarmente a dedicarla a una persona che ci sta ascoltando in questo momento e che è Andreotti. Vada. Ain't no sunshine when she's gone. It's not warm when she's away. Ain't no sunshine when she's gone.
too long. Anytime she goes away, I wonder this time where she's gone. I wonder if she's gone to stay. Fa ridere perché non c'è più il sole. Fa ridere perché siamo in mezzo al deserto e stiamo proliferando le nostre gocce di sudore in questa proliferare umile. Non penso sia un verbo transitivo. Stai zitto. Bene. Stare zitto, allora, è un verbo impositivo. E quando dico stai zitto mi imposi. Ti imponi da solo. Ok. Ecco che mi impongo. Silenzio. Va bene. Ah, passiamo ad altro. Larro, sei pronto per la prova costume? Certo che sì, sono sempre pronto per la prova costume. Anche perché sai che la mia prova costume consiste in pantaloncini e camicia hawaiana, esatto. Anche in spiaggia sotto il sole, no. Non dimentichiamo la spiga in bocca. No, perché no, in spiaggia no, è sostituita da... E il lemure nel culo. Il lemure nel culo, quello sì che è estivo come se non ci fosse un domani. Un'estate. Stiloso. Come se non ci fosse più un inverno che segue. Wow. È comunque poetico. Eh sì, perché ci sono più le mezze stagioni, dunque autunno e primavera vanno fuori dalle palle. Inverno lo togliamo così per par condicio. È estate, niente. Diventa la stagione dell'anno. Che caldo questa stagione. Eh sì, ma ti ricordi? La scorsa stagione faceva anche freddo. Ma allora... Scusate, allora, mi sembrava giusto sbadigliare nel microfono. È il modo giusto per opporsi a un discorso, Laro, che andava sul nascere. Hai il malizioso bikini per l'epatite della bronzata. Cosa? So che può sembrare strano, però hai il malizioso bikini per l'epatite della bronzatura estrema. O l'intero di ispirazione ladylike. E poi c'è il tricchini. Guarda, io sono per il domo pacco, a volte stretto stretto intorno alle parti intime. Esatto. Un po' di spago. Datemi del domo, un po' di spago e vi confezionerò il più bel costume della vostra vita. Ah, solo 50 milioni di miliardi per Gucci. Beh, esatto. Ma perché è eco-friendly, esatto. Il domopac lo diamo da mangiare alle balene e scompare. Lo spago è biodegradabile e noi ci preoccupiamo anche dell'ambiente. E chi è? Chi è? Chi è? È entrato qualcuno? Cosa? No, non è entrato nessuno. È entrato qualcuno? Pensavo, no, fosse entrato DJ Aerosol. No, ma vaffanculo DJ Aerosol. Oggi DJ Aerosol non si è fatto vedere. Non lo so, gli voglio troppo bene così non mando a fare in culo. Esatto, per mettere pari. Scorreggio e satira.
Ma sapete che Londra è all'ultima moda? Londra è all'ultima moda? Ma ha la più castigata delle mise da spiaggia che svela delle un lato mise. Ti ho scritto mise, che cazzo vuol dire? Mise. Cloche mise. Sbarazzine o ampie tese per un coupe de théâtre on the beach. Cosa vuol dire questa frase? No, è splendido. Scusa, facciamo l'analisi. Sei tu che non sai. No, allora è correttissima. Sai che sono allergico alla è correttissima, solo che conteneva troppi francesismi e la tua ghiandola del francese forzato è esplosa. Allora, cloche sbarazzine o ampie tese per un coupe de théâtre on the beach. E non ti dimenticare di mise. O mise, come mise. Mise. Comunque, no, ricordiamo che un altro ottimo modo per rispondere alla domanda cos'è lo stile è inserire parole di inglese e francese a caso nel mezzo di una frase. Anzi, ti dirò anzi di più. Dopo potremmo andare un attimo in una boutique un che trend, voglio prendere una baguette esatto. Da mangiare sotto al sun. Sun è una parola molto ricercata. Infatti la gente prende il sole. Mary, bentornata. La nostra palla di fieno. Stavo appunto per chiedere cos'è successo A a Mary e B a Nick, che avevi una faccia catatonica. Avevo una faccia catatonica perché ho scoperto di avere due ginocchia. Sì, con ciò vi salutiamo, vergine. E vi diamo appuntamento è ciò che è di più di sostenere è ciò che segnala la luna in gemelli le possibili diatribe scaturiscono probabilmente da qualche patrimonio in culo. Poi un po' di seda davo in vena, dategli il seda davo. È incredibile sia quanto riesca a esplorare un intero sito in un secondo nel momento in cui lo vede alla vigilia del suo 29esimo. Ha il tic dell'internet nauta, cioè lui clicca tutti i link che ci sono, tutte le pagine, tutti gli argomenti contemporaneamente. Avete presente Lucy Gordon? È morta. Vedete, perché non ho idea di chi sia. Boh, adesso sta anche delirando. Chiamate la polizia, la mia amica si è impiccata così, fidanzata di Lucy Gordon. Dalla mattina del 20 maggio 2009, dall'allarme ai vicini. Cazzo, è morta tipo due giorni fa, mi spiace. La polizia chissà giunta chi è, chi se ne frega. Allora, presto. Cioè, tipo c'è Firefox che ha faticato da tante finestre aperte, cioè suda questo computer. Sesso e psiche. Vi diamo dei consigli che non richiedete. Convivenza allo start, ecco gli errori da evitare. Comunque, ragazzi, conteniamoci, diamoci un contegno. Contenerli, tipi. Ma stavo anche notando che in realtà tutti gli le scoregge, i petofiamme. Tutti i gesti. Vaffanculo. Basta, ci rinuncio. Ok, ridiamo la parola al nostro garante del buon gusto, invece. Che è là che prego. Fa finta come se non dovesse partecipare, e invece no. Allora, dica, come posso io valorizzare la mia immagine? Non dovrei più fare di in radio, tipo. Diamanti aiutano. State deridendo. Gli appartamenti sperimentali in Giappone aiutano. Non interrompere alle ville di lusso. In un mare di colori a Puerto Vallarta aiutano. Con mise. La Paganizonda aiuta? Certo. Voi siete delle merde. Comunque. Merda è una parola poco stilosa. La proporrò come non garante dello stile per il prossimo anno. No, non si può dire merda in radio, esatto. Non si può dire merda, ok, la prossima volta. Nemmeno cazzo e pene. Pene? Pene. Può un aereo, un Gulfstream allestito con grande lusso aiutare? Allora, ragazzi. Dipende per l'evenienza. Può un ospite stare zitto? No, dunque. Nel caso del garante del buon gusto, si può. No, allora ragazzi, io direi che siccome. Possono dei ventagli Louis Vuitton per beneficenza aiutare? Basta allora. La beneficenza è di buon gusto. Può una facciata. La in beneficenza faccia. È di buon gusto. Esatto, gli ha tirato una testata atomica, Lorro. È stato bellissimo. Una testata atomica? Loro. Con stile. Esatto. Sì. Mi sono fatto un male del porco cane, tra l'altro. Ma che cazzo. Comunque, allora, visto che il nostro ospite di merda sta zitto, noi lo faremo non stare zitto con un bel test sullo stile. Ma prima una canzoncina. Di già. Non lo so, mi è venuto in mente così. No, prima il test. Prima il test. Facciamo metà test, poi canzoncina, poi fine. Poi facciamo anche la rubrica del buon umore. Sì, okay. Qualsiasi cosa sia fatta. Decisa. Vai, bene, carissimo Turcatel Davide. Sono pronto. Nostro garante Giovanniano. Giovanniano. È il suo nome da stile. No, nome d'arte. Giovanniano @gmail.com. D'arte. Bene, allora, il bon ton del corteggiamento, quanto ne sai? Prima domanda. Vi siete appena conosciuti. Il perfetto corteggiatore come dovrebbe attirare la tua attenzione? A. Uno. A. Sì, tu di A, B, C. A. A, B, C. Ok. A. Uno, esprimendo nei tuoi confronti una buona dose di complimenti. Due, strappandoti la faccia con sagacia e ironia. Tre, mettendo in evidenza la sua patta.
Posso dire la verità? Non ho sentito la domanda. Vi siete appena conosciuti, il perfetto corteggiatore. Come dovrebbe attirare la tua attenzione, occhiolino, occhiolino? Per attenzione intendo pene. Ma devi solo dire abbiamo la riprova che il garante del buon gusto è un ritardato integrale. Risponderò io al posto suo. Bene. Toccandomi la patta mentre impreca ad alta voce. Bene. Bene, ora passiamo alla seconda domanda. Stia attento domanda. Perché al prossimo arriva un calcio nei denti. No, a quanto pare non è un test. Cioè ti dice C, sbagliato. Al primo incontro il perfetto conteggiatore dovrebbe attirare la tua attenzione strappandoti la faccia. Sorriso. La faccia. Ah, giusto. Io. Con sagacia ironia. È out. Giuro, c'è scritto è out. È out invece che appare logorroico o ego riferito o chi esagera con i complimenti. Tipo ti tocca la patta. Bene, avanti con la prossima domanda. Quale conseguenza può causare una infezione da clamidia trascurata? Clamidia, Nick. Oddio, ma perché lo sai? Comunque, A, blocco del ciclo mestruale. D, sterilità. C, strappare la faccia. No, c'è scritto cefali cronici. Cefalea cronica. Cefali. Ventre cronici. C'è scritto. No, sono dei pesci. Comunque... una gravidanza isterica di pesci. Gravidanza isterica di pesci. Lo metterò come stato della mia vita. Bene, prego, risponda. La C. Cefali nel ventre. Cefalea nel ventre. Sbagliato! Infezione da clamidia. È una delle prime cause di sterilità femminile, maschile e di tua zia. Ma cosa c'entra le malattie? Trend! Quanto ne sai? Tra le tendenze più innovative della primavera estate, quella del pigiama da giorno è stata presentata da diversi stilisti. Nella foto appare la proposta di A, Dolce Gabbana, B, l'infezione da clamidia, C, a chi esagera con i complimenti sulla tua patta. Credo che in realtà nessuno dei tre sia la vera moda. Dolce Gabbana è la sua risposta. Prosegui con il test. Sì, è un po' ego riferito. Sbagliato! Ah no, giusto. L'abito pigiama della foto è stato presentato dalla tua patta. Esatto. Bene. Le parole del Fashion Words il level. Quanto ne sai? Cos'è una clutch? Okay. A, borsetta da portare a mano in pelli pregiate. B, borsetta da portare a mano in malattia venerea. C, borsetta da portare a mano nella tua patta strapparti la faccia. Credo sia C. Giusto. C, no, aspetta. Siamo sicuri che sia. Sbagliato! La borsetta, la clutch, è una borsetta da portare a mano in materiale rigido. Beh, comunque abbiamo che capito che il nostro garante del buon gusto non sa un cazzo di buon gusto. È un emerito. Guarda, non mi viene neanche il termine. Sei proprio manchi di stile. Secondo me manchi di gusto. Cioè sei giusto. Soltanto un agglomerato di accessori. Anche io voglio rispondere a delle domande sullo stile. Mi fai delle domande sullo stile? Dopo Frankie High Energy volentieri. Allora, adesso vi cuccate Frankie High Energy che parla di un altro made in Italy parecchio famoso. E cioè? E cioè? Beh. Il Bube in primo piano. Iscritti a una compagine politica, ce ne sono decine tra cui scegliere a seconda del colore, anche se ultimamente il nero va per la maggiore. Una volta che sei in squadra o in squadraccia, è importante aver le natiche al posto della faccia per riuscire a reggere la fase atletica con più tensioni. La campagna acquisti, detta anche le elezioni, caratteristica della Repubblica è di essere gioco a palla multipla, ma senza limiti di numero, volume o qualità di sorta. Ognuno inventa le sue palle e poi le spara a propria volta. E il pubblico pagante, che finora è stato zitto, decide chi ti fare esercitando un suo diritto, credendo a quelle palle che lo fanno più contento e premiandone l'autore con un posto in Parlamento. Quando sei in cabina e giochi la schedina, ricordati che sei colonna d'un sistema. Valuta un po' prima, rametto o bandierina, scegli attentamente il tuo prossimo problema. Quando sei in cabina e giochi la schedina, ricordati che sei colonna d'un sistema. Valuta un po' prima, rametto o bandierina, scegli attentamente il tuo prossimo problema.
prossimo problema. Parlamento è uno stadio tutto pazzo, due curve aggradinate senza un vero campo in mezzo, rinchiuso in due palazzi in cui s'attizzano gli scazzi tra schiamazzi e rubamazzi, istituzionalizzando gli intrallazzi. Si aprono le danze tra le squadre elette, parte il valzer delle alleanze in cui vengono stretti tutti i gatti con i sorci, i cani con i porci, in quell'unico bestiario che dovrebbe governarci. La maggioranza vince, il resto fa l'opposizione, un manipolo di eletti forma una delegazione, va dall'arbitro sul colle per prestare giuramento, forgiando nuove palle da buttare in Parlamento. Ste palle dette leggi per via del peso scarso, ha avuto un voto, un veto, un vito ed un ricorso, galleggiano tra i banchi tutto quanto il santo giorno, da destra a sinistra, a destra e poi ritorno. Quando sei in cabina e giochi la schedina, ricordati che sei colonna d'un sistema, valuta un po' prima, rametto o bandierina, scegli attentamente il tuo prossimo problema. Quando sei in cabina e giochi la schedina, ricordati che sei colonna d'un sistema, valuta un po' prima, rametto o bandierina, scegli attentamente il tuo prossimo problema. Nell'ultimo periodo il gioco è fatto statico, monotono, le palle sono talmente enormi che manco rimbalzano ma schiacciano le regole, e all'arbitro che straia un cartellino danno pure del daltonico. Bazzecole, il peggio da succedere, stanno convincendo il pubblico a pagare senza scegliere, abbonandosi al satellite, restando tutti a casa, usando il nome di Repubblica per tutta un'altra cosa. Lo sport che si gioca su una piazza da un balcone, dove uno urla qualcosa e tutti gli altri che ha ragione. Brutta razza, sti tizi che in terrazza dirigono con la mazza, un gioco in cui s'ammazza chi non si sollazza. Da un bel pezzo c'è standazze, non prendetemi per pazzo se ipotizzo ste compromissioni storiche, ma qui nel nostro stato il campionato viene giocato solamente da due squadre con le maglie identiche. Quando sei in cabina e giochi la schedina, ricordati che sei colonna d'un sistema, valuta un po' prima, rametto o bandierina, scegli attentamente il tuo prossimo problema. Quando sei in cabina e giochi la schedina, ricordati che sei colonna d'un sistema, valuta un po' prima, rametto o bandierina, scegli attentamente il tuo prossimo problema. Quando sei in cabina e giochi la schedina, ricordati che sei colonna d'un sistema, valuta un po' prima, rametto o bandierina, scegli attentamente il tuo prossimo problema. Ragazzi, occhio che accendo i microfoni, eh. Uno, due, tre, li accendo. Benvenuti sulle rubriche del TG. Oggi sono morte 1 miliardo di persone. No, ricordiamoci che adesso si inaugura la stagione dove i telegiornali sono più divertenti da seguire. Perché parlano del caldo. Metà del telegiornale è dedicata al caldo. I cani caldo. Ai cani. I gelati. O i ai cani gelati che e alla vita in spiaggia. E cani che sbranano il caldo. O esatto. Gelati che sbranano cani. Esatto. O spiagge che sbranano e Gigi D'Alessio. Gigi D'Alessio è esatto. Molto estivo. Poi si inizierà a parlare del tipo le celebrità in giro per le spiagge, i litorali italiani. Sì, cioè, che cazzo. Almeno ascoltate il pube. Ecco, facciamo una rassegna stampa. Sì, dai, facciamo una rassegna stampa. Make up dai Tony Pastello. Come averlo? Amo i Tony Pastello. Come posso rendere attuale un trucco con questi colori? Sono colori molto luminosi. Quando sono ben sfumati, rendono... hai cambiato pagina. Sì, ma dovevi... rendono... Ok, rendono quindi... come si invidia il colore giusto per il proprio rossetto. Non so decidere se usare un far chiaro rosato o come si fa a usare insieme illuminatore e correttore. Amo i toni pastello. E come si individua... No, adesso si ripetono. Basta, sei. Ok. L'unione davanti al Pope. No, non è il Pope, è il Pope. Che è l'associazione... Outro. Tette giganti. Cosa? Del Vaticano. Wow, se il Vaticano avesse un'associazione di tette giganti, io crederei molta in più Dio. Gente crederebbe nel Vaticano, non in Dio. Esatto. No, beh, cioè. Comunque il matrimonio secondo Maometto. Il matrimonio musulmano si basa sul libero consenso tra l'uomo e la donna. Già, e sulla donna già, che resta a lavare sì, i piatti. Sicuramente sì. Il matrimonio. Va bene. Questo comunque. Locale sopporta la jihad. Cosa? Hai detto locale e hai detto sopporta. Infatti non capisco cosa intendevi dire. Cioè, boh, non vorrei fare dire. Il nostro garante del buon gusto lì ha compreso. No, secondo me no. Secondo me non capisce un cazzo, a dire la verità. Ah, ora una l'abbiamo preso al Cottolengo. Ciao, Davidino. Davidino, dai, di due parole al microfono. Dai. Dai, Davidino. Dì due cose, non essere timido. Dai. Ma mi intimidi? Basta, stai zitto! Bene. Ora, dopo aver concesso la parola al nostro garante del buon gusto, direi che è il momento di passare oltre, anche perché non è che possiamo dedicargli tutta la puntata a stare no, qua esatto. A pendere dalle sue labbra. Sia mai. Comunque, sempre parlando di trend, avete notato il nuovo trend? Invitare gli ospiti al pub e non farli parlare. Esatto. Però farò questa più volta, come faceva mia nonna. Questa volta però noi avevamo le più buone intenzioni, le migliori intenzioni, perché stavolta si è capiva, lui dai. È lui che non vuole parlare.
Ecco, tiriamogli degli oggetti. Non lo fare mai più. Ok. Comunque, non tirerò mai più cucchiaiate di cacca. Va bene. Comunque, parliamo di ambasciatori e di L'Oréal. Nuove ambasciatrici di bellezza per L'Oréal Paris. No, non me ne frega niente. Ma vogliamo invece parlare di aerei. Io ho visto un Gulfstream G550. Oh. In vendita c'è un esemplare del 2004. Sì, è più luminoso e attraente. Ma respira ancora. Con 13 posti a sedere. Sai cosa leggo qui su un commento? Chi cazzo se ne frega? Aspetta, non ero arrivato ai commenti, c'hai ragione. Esatto. Non so, gente, mi state escludendo, non riesco più a inserirmi. I bicchieri da cognac disegnati da Norman Copenhagen. No, beh, ragazzi, a me piacevano più quelli di Mimmo Casorate. Vogliamo ricordare che ci sono due o tre oggetti essenziali nella vita di ogni persona che ami il design, tra cui la poltrona fatta di peluche di panda, ed esiste e l'avete anche vista. E una casa San Miguel, villa messicana ispirata al Marocco. Lo scomodino. Ricordiamo, un oggetto immancabile nella camera di ognuno di noi. O Lady Linda, lo yacht da vivere nelle località più chic. O Lady Gaga, il fenomeno musicale più stupido dell'anno. Scusa, quella donna è brutta e stupida. Ok, brutta no. No, non è bella. Beh, vabbè, insomma, non è brutta. L'importante neanche è che sia trendy, ragazzi. Non esatto. Avete ancora. E con ragazzi, ci stavo arrivando, ragazzi. Esimi colleghi. Ma analizziamo l'immagine di Lady Gaga. Ha i capelli bianchi. Ma me frega un cazzo. La frangia compatta che quasi sembra appoggiarsi sulle ciglia e i volumi dei lunghi capelli lisci bianchi dona da vecchia. La conciatura di Lady Gaga nel video di Poker Face, le sembianze di una parrucca. Sì, esatto. Il colore con nuance d'argento. Si legge più no. Che di plastica. No, no. Rincara la dose di artefatto. Un po' Madonna dei primi tempi e un po' Sboldra di ispirazione futurista. C'è scritto. È una donna piacevole. Già. Comunque. Oddio, che odore che viene. Sud America. Sud America vorrei dire. Facebook mi dice grazie Lorenzo. Non so per cosa. Oddio, ma questo è è brutto. Comunque, ragazzi, stiamo arrivando al finale. E vogliamo mandare. No, io voglio sentire questa canzone. Vogliamo mandare a fanculo il garante del buon gusto? Sì, lo vogliamo. Sì, esatto. Ragazzi, mancano 3 minuti e cercheremo di sfruttare questi 3 minuti nella maniera che più a noi si confà. Io direi, e che ci permette di essere. Mancano 3 minuti e abbiamo fame. Quindi vediamo di tagliare in qualche modo e andiamo a mangiare. Esatto, abbiamo delle teste che dura esattamente. No, abbiamo una canzone che dura 2 minuti. Delle teste cadranno, delle teste d'aglio. Ringraziamo gli uomini aglio che ci hanno aiutato a portare i bagagli. Allora, iniziamo con un lungo percorso tortuoso a ringraziare. Bagagli, uomini aglio. Schiaffi sulla testa di Sio. Ho già molto male. Proprio di testa. Come c'era scritto nel Corano buddista. Vomito. Ok, ora riprendiamo in mano la serietà e vendiamola su eBay. Il punto è: ringraziamo Turcatel Davide per averci illuminato con la sua loquenza. Grazie, merda. Con la sua loquenza. Sì. E il verbo è il participio presente di locusta. Ringraziamolo allora, se proprio bisogna. Grazie Turcatel Davide per essere stato con noi e per aver dimostrato che anche il pubo può avere stile, perché sei il garante del buon gusto, non è una sa persona parlare. Del tuo calibro, noi possiamo essere reputati persone trendy alla moda e con grandi possibilità di sfondare. E con peni enormi in fronte. Perché è per quello che abbiamo grandi possibilità di sfondare. Di sfondare le facce. Testate, esatto. Le vagine volanti. I glory hole. Bene, e ringrazio Lorro per essere qui con noi come ogni volta. Ciao Lorro. Ciao mamma. Ciao. Anche ringrazio Sio. Ciao. Ciao, ti ho aggiustato il computer. C'era un gatto all'interno. Esatto. Oppure c'era un gatto di polvere forse. Un gatto di pollo. Beh, comunque. Allora, ringrazio il silenzio, dai, ringrazio diciamo anche ciao. C'è un sacco di cose. Sapete cos'è salutare oltre che trendy? Ciao, è salutare. E sai anche cos'è salutare? Una mela al giorno. Esatto. A parte che adesso. E sai che salutare, cioè dire ciao non equivale a prendere una mela al giorno. Oh merda. Oh merda. Morte. Oh morte. Ragazzi. Quindi è arrivato il momento di salutarvi e di darvi appuntamento come ogni lunedì al lunedì successivo. È un eterno circolo vizioso che solo la morte potrà spezzare. Ah, muoio. Ehi, spezzato. Ne sei appena uscito. Oppla. Io vorrei solo dire prima di salutare che io ma ho scelto l'ultima canzone che è molto bella. Cosa, che canzone cosa parla? I love to roll. Dei? Ah, I love to roll.
Ok, facciamo. Allora, Turo non è di John to Zitto! Vi salutiamo con questa. Vi salutiamo con questa canzone. Godetevela tirando capocciate al muro. A lunedì prossimo. Ciao. La 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 la.